Una leggenda per molti, per altri una storia molto triste, quella che riguarda i fatti avvenuti nel 1877 in Pennsylvania. Il protagonista era un certo Jim Tromp, che di professione faceva il minatore. Venne accusato con un tentativo di estorsione nei confronti del barone capo della miniera. L'uomo venne dichiarato colpevole sotto tutti i capi d'accusa, compreso addirittura un tentativo di omicidio, e venne addirittura condannato a morte. In una piccola cella dove venne rinchiuso, egli lasciò l'impronta della mano, dicendo, mentre lasciava l'impronta, "Questa è l'impronta della mano di un uomo che muore da innocente." E il giorno seguente venne giustiziato per impiccagione. La piccola cella venne ripulita, ma l'impronta della mano non si toglieva. L'operazione fu fatta varie volte. Anche nuovamente pulita, la mano veniva sempre fuori. E ancora ad oggi tale impronta risulta vedibile. Ora pare che nessuno abbia il coraggio di provare a ricancellarla, per rispetto o paura dell'impiccato che si proclamava innocente. Va anche ricordato che condanne verso i confronti dei minatori all'epoca erano all'ordine del giorno, visto che molti minatori erano sfruttati a livello di schiavitù, e in seguito questi potevano ribellarsi. Ma secondo alcuni testimoni, l'uomo pare essere proprio innocente, non aveva neanche partecipato a atti di sommossa.